Buongiorno, qui ad Ankara siamo nel secondo giorno di coprifuoco totale dichiarato appunto per 4 giorni fino a domenica prossima. Il coprifuoco è partito ieri in vista delle celebrazioni del 23 aprile, appunto il giorno della sovranità nazionale, che ieri è stato appunto celebrato tramite flash mob dalle finestre. Alle 9 di sera tutti i cittadini turchi sono usciti sui balconi cantando l'inno nazionale. Il 23 aprile segna una data importante, sia l'inaugurazione e l'apertura del Parlamento di Turchia e proprio ieri sono stati compiuti i primi 100 anni. Lo stesso presidente Erdogan ha presentato con una dichiarazione alla nazione la festività, la commemorazione di ieri come un simbolo importante di democrazia e sovranità. Parallelamente, sempre lo stesso giorno, si sono festeggiati i bambini, bambini che sfortunatamente in questa circostanza emergenziale da Covid sono in casa come tutti noi. Ad oggi le cifre registrate in Turchia sono importanti, c'è un incremento costante di circa 3.000 nuovi positivi al giorno che hanno portato a ieri il numero di positivi attorno ai 102.000. 2.005 sono circa i morti e appunto l'incremento dei deceduti purtroppo si attesta su un centinaio al giorno, mentre la nota positiva sono i circa 18.500 guariti che si attestano su 2.005 al giorno. Sono dei dati importanti che riflettono anche la diffusione comunque dell'applicazione dei test. Indipendentemente dall'agenda interna completamente direi focalizzata sulle misure atte a contenere l'emergenza, nuove decisioni comunque sono state prese, nuovi passi, nuove dinamiche si registrano sul fronte esterno. Innanzitutto, 2 giorni fa è avvenuto un colloquio in modalità conference call tripartito in quella che viene definito il gruppo di Astana tra Turchia, Iran e Russia, in cui si è sollevata innanzitutto la questione dell'emergenza coronavirus anche in territorio siriano. Si sono poi toccati dei punti fondamentali. Uno, quanto riguarda il cessate il fuoco nella zona di Idlib. E il secondo punto è appunto la situazione oltre confine, a est dell'Eufrate. La Turchia infatti lamenta una sorta di difficoltà nel rispetto di quello che è stato l'accordo siglato sia con America che con Russia di disarmo delle milizie terroristiche del YPG. E quindi sostengono che queste milizie sono ancora attive e tendono ad inficiare il processo di pace. A conclusione del colloquio è stato sottolineato nuovamente l'importanza dell'integrità territoriale della Siria e la necessità di passare nel più breve tempo possibile a un processo politico, quindi alla scrittura di una Costituzione. D'altro lato, sul fronte europeo, il deputy ministro in realtà per gli affari europei, Farouk Kamakgi, rassicura sul fatto che nonostante l'emergenza coronavirus sia in corso, i colloqui con l'Unione Europea stanno subendo una nuova dinamica, si stanno intiepidendo e sono previsti ulteriori colloqui in cui si denota una nota positiva, se vogliamo, per quella che sarà la risoluzione di un nuovo accordo per quanto riguarda i migranti. Dal punto di vista internazionale, la Turchia continua ad essere e a mostrarsi come donor, quindi continua a perseguire una politica umanitaria. Ad oggi ha portato aiuti sanitari e sostegno a più di 35 paesi ed è l'ultima ora la notizia che prossimamente partirà un cargo verso la Palestina. Sempre della scorsa notte, più recente, la notizia che il Canada ha esteso l'embargo per quanto riguarda la vendita di armi alla Turchia, embargo che era stato istituito a seguito dell'operazione Peace Spring dell'ottobre scorso, volta comunque a ripulire, secondo i decision maker turchi, la zona di confine oltre il confine siriano. L'augurio da parte mia e da parte di tutti è che questo mese di Ramadan comunque sia un mese di pace, di serenità e soprattutto un mese in salute, per cui ci tengo ad augurare un buon mese di Ramadan a tutti voi e, come si dice da queste parti, a early Ramadan life.